Bella a tutti signori e benvenuti in questo nuovo video, sono Maullo941 e oggi siamo tornati su Undertale, episodio numero 13, se non ricordo male. Allora signori, prima di partire al video, io vi ricordo di iscrivervi al canale, vi ricordo di fare un salto sul mio secondo canale, mi trovate come Maullo941bis, in cui portiamo altre serie, altri giochi, altre serie, altri gameplay. E vi ricordo di seguirmi sui social, mi trovate come Maullo941 sia su Instagram che su Facebook, dove tramite i social vi aggiorno su quando escono i video e su quando siamo in live, sia su questa piattaforma che su quella viola. E ultima cosa, date un occhio al link in descrizione per rimanere sempre collegati con le attività del canale. Detto questo, signori, non perdiamo altro tempo e partiamo con il video. Allora, l'ultima volta eravamo rimasti qui, signori, che avevamo combattuto contro un fantoccio e siamo riusciti a risparmiare. E poi è arrivato un fantasmino che Nord, Acri Block, Est, Hotland, villaggio di, di Temmie. Andiamo dal fantasmino, signori. Mentre lottavamo con il fantoccio, è arrivato un fantasmino che ci ha quasi salvato. Oh, eccolo qua. Che carino il fantasmino. Chi sei? Pac-Man. Oh, sei venuto davvero. Scusa, io non me l'aspettavo. Che sta a fare? Un gameplay. Non è molto, ma fa come a casa tua. Ma perché tutti mi dicono di fare come se fosse a casa loro? Va bene. Il frigorifero? Oh, hai fame? Posso prenderti qualcosa da mangiare? Che cosa sono? Le palline di Pac-Man, praticamente. Questo è un Fanta Sandwich. Vuoi assaggiarlo? Sì, ma non c'è niente. Tieni a tentare un Fanta Sandwich. Ci passi attraverso. Il cibo fantasma è bellissimo. Lascia perdere. Ok, va bene. Dopo un bombasto mi piace stendermi a terra e sentirmi uno schifo. È una tradizione di famiglia. Ma perché vuoi unirti a me? Sì, distendiamoci anche noi a terra. Fai come me. Distendiamoci anche noi, signori, sentiamoci uno schifo. Che cosa carina. Ecco qua. Resterai steso non appena ti muoverai. Quindi muoviti solo quando vuoi alzarti, suppongo. Va bene, signori. Potremmo rimanere così col fantasmino di Pac-Man. Ah, ma dico, è anche ora di darci una mossa. È stato bello, grazie. Prego, amico mio. La televisione? È la mia TV, c'è un programma che mi piace guardarci a volte. Ok? E invece il computer? Che stavi, il browser del computer è aperto su un forum di condivisione di musica. Va bene, è stato un piacere. Fantasmino e una ragnatela. Sopra c'è il volantino di una svendita di un forno. Va bene, e questi che so? Questo CD è etichettato Spettronda. Lo fai partire? Suonalo, suonalo. Suona il CD. Ok, musica alternativa, etichettato come Spettro Canzoni. Lo fai partire? Sì, famo partire tutto. Non so se si sentono bene, signori. Va bene, mi sono rotto. Va bene, Fantasmino, è stato un piacere. Tante cose belle. Ho un classico, non ne fanno più di quelle canzoni come queste. Va bene, Fantasmino mio, è stato un piacere. Spero ti abbia fatto piacere venire, che ti sia venuto a trovare. È chiuso, ok. La casa rosa è chiusa. Torniamo un attimino indietro, vediamo se andando da. No, ma porca miseria. Combattiamo? Ma che cos'è questa musica? Non so. Bello, mi fa paura. Ma mi fa una paura. È peggio di Schivrea. Non esiste, lei fa molto meno paura. Se hai paura perché continui a fare l'occhiolino. Sono occhiolini di paura, lascia stare. Lurido. Love. Se n'è scappato, aspettami. Questa musica è il mio castigo per quando sono inquietante. Basta, non lo farò più. Sono scappati da soli. Va bene. Va bene, abbiamo cambiato il. Ok, allora fermi tutti. Penso che questa sia la stessa strada. Sì, andando da questa parte. Ok, questa è una lumaca. È una lumaca. Non puoi fare a meno di domandarti che sapore abbia. Ma anche no. Compare il fantasmino, signori. Guardatelo. Lumac Lumac. Ti aspetto un lungo viaggio. Lumac Lumac. Guardi là e vai oltre l'orizzonte. Lumac Lumac. Così Lumaco sa un bugol. Va bene, come dici tu. Questa ha bevuto troppo ieri sera. Da tempo che dovevo farmi una seconda casa. Ok, altra lumachina piccola. Ok, ma c'era il fantasmino. Ciao, fantasmino! Imbarazzante. Ora sto lavorando. Cioè, benvenuto alla fattoria di lumache della famiglia Block. Già, sono il solo impiegato. Questo posto un tempo faceva molti affari. Ma un giorno il nostro principale cliente è sparito. Ora c'è solo un tizio peloso che viene una volta al mese. Mi fa piacere, ok. Qua che stanno a fare? Qua fanno le gare. No, le gare fra lumache, no. Vuoi fare un gioco? Si chiama Tuono Lumaca. Le lumache correranno. Se si vince.
E se vince la gialla hai vinto. Costa 10 G a partita. Cioè, dai, giochiamo, giochiamo. Premi 0 di continuo per incoraggiare la lumaca. Ok, pronti? Vai, 3, 2, 1, dai, 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 la corsa delle lumache, signori. Dai, 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 dai. No, no, no. Perché è successo? Non mi sembrava un'umaca. Sta pigliando fuoco, signori. La mia lumaca ha preso fuoco. Ma non cammina, sta andando a fuoco. Mi hanno dato la lumaca tarocca. Fine della corsa. Ma mi hanno dato la lumaca tarocca. Oh. Sembra tu l'abbia incoraggiata troppo. Ma non è vero! Tutta la pressione perché vincesse. L'ha davvero sopraffatta. Oh. Ma che cosa. Ma non ci credo. Ma che gioco. Quando poi uno dice i giochi taroccati, signori. I giochi taroccati. E invece se andiamo dall'altro lato. Qua c'era un'altra stradina. Eccola di qua. Andiamo di qua. Qua cosa c'è? Oh, il fantoccio! Mamma mia, questo mi rompe di nuovo le scatole. Cosa? È vivente. Non mi ha detto nulla, di qua possiamo entrare? Non sembra la casa di nessuno. Che casa strana, due colori. Ma il fantoccio non quest'altra non mi dice nulla? Non lo voglio picchiare, è vivente. Niente, niente, no, scusate, ho premuto troppo. Vabbè, ce l'andiamo, ce l'andiamo. Lasciamo stare il fantoccio. Allora, proviamo ad andare di qua dove si va? Una paperella, che carina la paperella. Questo uccellino vuole portarti dall'altro lato. Accetti l'offerta dell'uccellino? Fidiamoci, signori, accettiamo. L'uccellino ci porta dall'altro lato. Non so cosa può succedere. Mamma mia, che la vedo brutta. 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 Ce la fa, secondo voi? Siamo a metà percorso. Dai, dai, uccellino, dai, uccellino, dai, uccellino, dai, uccellino. Io spero che però l'uccellino rimanga da questa parte. E poi ci riporti dall'altro lato. Quando no, se ne sta andando. No, ok, è rimasto lì. Ok, meno male. Ok. Dove siamo qui? Ah, qui è dove c'eravamo già stati qui. Sì. Abbiamo fatto tutto il giro da sotto. Sì. Ok. Uccellino, mi riporti da quel lato? Mi riporti da quel lato, uccellino? Accetti l'offerta? Sì, portami da quel lato, uccellino. Dobbiamo andare dall'altro lato della piazza. Ok, calma, signori. Siamo tornati qui. Andiamo dall'altra parte. Che non ricordo come si chiama questa zona. Oh, un'altra. Cassa, usa la scatola? Sì. Cosa possiamo lasciare? Abbiamo uno spazio. Lasciamo la mia carta, sì. Che tanto non me ne serve a nulla. Andiamo di qua, vediamo cosa c'è dentro la. Ho della bella roba in vendita. Compra, vendi, parla, esci. Compra, cosa vende il tizio? Cura, tè. Questo cura 18, 10, 5. Quaderno stracciato. No, dammi. Porca miseria, che sei caro, però, amico mio. Dammi il granchio mela. Sì, grazie. Prego. Compri? No, basta. L'ho già pagato. Stacci attento. Ok, grazie. E basta. Vendi, parla. Parlami di te. Udin. Parliamo di Udin. Udin, sì, è l'eroina del. L'eroina, ma si ammazza male. Con grida di determinazione si è fatta strada nella Guardia Reale. In realtà è appena passata di qua, chiedendo qualcosa su qualcuno che ti somiglia. Io starei attento, piccolo, e comprerei. Qualcosa potrebbe salvarti la pelle. Ya. Va bene, ok. Adesso mi ha fatto venire più l'ansia. Attento là fuori, piccolo. Grazie. Mi ha fatto venire di più l'ansia. Allora, scendiamo di giù, vediamo cosa c'è qua sotto. Assolutamente nulla. Qui sotto non c'è assolutamente nulla. È tutto chiuso. Ok. Allora, continuiamo a destra, signori. Vediamo dove si va. Per monti e per città. Iniziano i cartelli, feriti, battuti e timorosi per la nostra vita, ci arrendemmo agli umani. Sette dei loro maghi più potenti ci si sigillarono sottoterra con un incantesimo. Tutto può entrare oltre il sigillo, ma solo esseri di anima forte possono uscire. Ok. Fiori parlanti per noi, c'è solo un modo per invertire l'incantesimo. Solo un potere enorme pari a sette anime umane attaccasse la barriera. Essa verrà distrutta. Ok. Possiamo andare a parlare con i fiori? No. Con i fiori non ci possono parlare. Ehi, fiorellini, posso parlare con voi? No. Attraversiamo il fiume e continuiamo a leggere, signori. Ma questo luogo maledetto non ha entrate e uscite. Un umano non ha modo di arrivare qui. Rimarremo intrappolati qua giù per sempre. Non è vero. Io sono sceso, signori. Vi salvo io, vi salvo io, vi salvo io. Di qua non possiamo andare, ma penso che posso seguire le foglie. I funghi. Ah, i funghi mi fanno un'altra strada. Che cosa carina. Accendiamo i funghi, signori. Accendiamo i funghi. I funghi fanno luce, ho capito, ho capito. Dai, 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 dai. Dai,
No, chi cazzarola è? Nemico speciale Temmie appare per sconfiggerti. Temmie. Temmie. No, no. Vabbè, aspettate, però lottiamo, signori, se no noi la vita non... l'abbiamo ammazzata subito. Hai vinto, guadagni 40 di esperienza e 50 monete. Buona così. Se no noi praticamente la nostra vita non l'aumentiamo mai. E quindi devo andare a accendere quello. Porca miseria, devo tornare indietro. Devo tornare velocemente indietro.